Caccia Village 2022. Guardate un po' la gente che c'è, ragazzi, è bellissimo, tantissimi appassionati di caccia, mondo vivissimo finalmente il nostro. E ovviamente quando parliamo di caccia non possiamo non parlare di cani, e quando parliamo di cani non possiamo parlare del loro benessere e della nutrizione. Siamo qui nello stand della Mr. Mix, da sempre nostro partner, noi li usiamo, ma invece di far parlare chi li fa, facciamo parlare un grande cacciatore, Claudio Regini, amico fraterno, che ci racconterà i perché delle sue scelte, perché adesso siamo primavera-estate, quindi abbiamo tre esigenze fondamentali: cani a riposo, molti hanno fatto le cucciolate, e il periodo delle classiche, delle prove dei cani, invece cani da prove che lavorano. Claudio, consigli, come andiamo? Sì, praticamente hai già fatto un cappello introduttivo molto pertinente, direi. E per quello che riguarda il cane magari a riposo, io consiglio del benessere, lo uso io da moltissimi anni e mi trovo veramente molto bene. È veramente un mangime ben bilanciato. Questo livello... per periodo dei cani da caccia, sia da seguita che da ferma, a riposo. A riposo, per non farli ingrassare, esatto, e farli stare bene. Anche se considera certamente l'accumulo di adipe, un minimo nel periodo in cui il cane sta fermo, è necessario in modo che poi abbia dell'energia pronta al momento in cui si ricomincia la stagione venatoria o l'allenamento. Chiaramente se invece parliamo di dinamicità, parliamo cani da prove, forme di agonismo nel breve o nel lungo periodo, ovviamente io uso e consiglio Salute Top. È un mangime, diciamo, che sia da un punto di vista organolettico e anche biologico rispecchia perfettamente la fisiologia e nutrizionale per un cane che deve correre in un periodo estivo. Allora, come lo facciamo anche per noi quando ci alleniamo, che integriamo, che prendiamo Gatorade, queste robe qua, certo, multivitaminici, per i cani soprattutto da prove, questa è una bomba. Innanzitutto non è doping, ve lo dico subito io, perché qualcuno c'ha paura del doping, no. Questa è una cosa che permette al cane di idratarsi e di avere energia pronta, giusto? Esattamente, non c'è altro da aggiungere. È un sistema fisiologico per cercare di apportare energia in tempi brevissimi, quindi il cane è stato affaticato, riesce in questo modo qui a reintegrare completamente sia da un punto di vista di liquidi e sia da un punto di vista proprio di minerali e proteine, quindi è veramente una bomba, come hai detto tu. Perfetto, poi arriviamo alla cosa più importante, perché chi c'ha la testa le cucciolate le mette sempre in cantiere intorno a febbraio per far nascere i cani più o meno in questo periodo, per cui c'hai stagione calda, i cuccioli. Cuccioli è un alimento straordinario, quello della Mr. Mix Junior, sì, esiste il Mini Croc e il Maxi. Inizialmente io con i cuccioli uso praticamente il pappi, questa pappina, no, che si scioglie nell'acqua ed è molto pratica, e successivamente passo alla crocchetta, quella più piccola, il Mini Croc, questo è il Maxi, e questa la do in un secondo momento perché il cane poi ha bisogno di, in realtà, anche di masticare un minimo, anche se poi i cani di modo particolare più che altro tendono ad ingoiare e a masticare un po' meno, però ecco, chiaramente una crocchetta di dimensioni superiori da un punto di vista anche di soddisfazione, no, di alimentare, il cane riesce a sentirsi un attimino più felice, diciamo, da questo, certo, punto ha mangiato di vista. Anche lui ha mangiato anche lui, chiaramente la crocchetta che masticando trova più piacere. Poi ovviamente la parte organica, ne abbiamo già parlato, e questo è determinante anche per l'utilizzo delle materie prime che appunto sia Giorgio che Doriano utilizzano, e questa che fa la differenza, non è tanto poi l'aspetto quantitativo proteico o lipidico, ma la qualità delle proteine che tu metti dentro, e questo è ovviamente legato, come ti dicevo, alle materie prime che sono fondamentali. Perfetto Claudio, poi grazie di cuore, grazie, tanto noi ci rivediamo qua in campagna dappertutto. Nel frattempo, ragazzi, come sempre, teneteli bene sti cani, dovete averne una cura incredibile, campano pochissimo, danno di tutto per noi, facciamoli vivere il più a lungo possibile, il più felice possibile, con i migliori mangimi, la migliore nutrizione. Claudio vi ha dato i suoi consigli, io li ribadisco tutti. Nel frattempo, come sempre, buona vita a tutti. Ciao.